Quarto appuntamento con il Circolo della Lettura, qual è l'importanza di questa iniziativa? Ma io credo che sia importante quest'anno, è importante il Circolo di Lettura perché è un incentivo forte alla lettura, a leggere, ai libri, alla letteratura. Quest'anno c'è un tema forte che è la città, e la città è importante perché noi sogniamo nelle città, costruiamo le città col nostro immaginario. Le città non sono solo oggetti fisici, spazi materiali, ma sono anche dei potentissimi luoghi in cui si elabora l'identità, i miti, i sogni delle persone. E quest'anno viaggiamo molto attraverso le città. In particolare lei oggi leggerà l'opera Il Libro Nero. Sì, Il Libro Nero di Orhan Pamuk è un'opera straordinaria, uno dei più bei libri degli ultimi 20-30 anni. È l'opera di un autore che ha un rapporto fortissimo con la sua città. Pamuk dice che se una città può essere un destino, allora Istanbul per lui è un destino. E parla di una città, Istanbul, che noi conosciamo poco. È una città che non è solo una città, non è solo l'erede di tanti imperi che nel corso della storia, da Bisanzio a Costantinopoli all'attuale Istanbul, si sono succeduti, ma è anche una città mondo, la quarta città più popolosa del pianeta, con 14 milioni di abitanti. Pamuk non è solo un grandissimo autore, uno degli interpreti più intensi, commoventi, intelligenti degli ultimi anni, ma è anche uno degli scrittori che ci stanno spiegando in questi anni come cambia il mondo. Un mondo che non ha più un centro, che non ha più un nord e un sud, un est e un ovest, ma che ha tanti poli, una multipolarità di cui lui forse è uno dei migliori interpreti. Il Libro Nero è dunque la quarta opera letta da docenti e letterati del Circolo di Lettura Figure di Città. Tra le precedenti Lodi Roma e Le Città Invisibili, solo per citarne alcuni, tra le successive Il Bell'Antonio di Vitalino Brancati, che chiuderà questi incontri culturali.